Poi Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i figli tra Lia, Rachele e le due schiave. Mise in testa le schiave con i loro figli, più indietro Lia con i suoi figli e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi alzò gli occhi e vide le donne e i fanciulli e disse: «Chi sono questi con te?» Rispose: «Sono i figli di cui Elohim ha favorito il tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro figli e si prostrarono. Poi si fecero avanti anche Lia e i suoi figli e si prostrarono, e infine si fecero avanti Rachele e Giuseppe e si prostrarono. Domandò ancora: «Che è tutta questa carovana che ho incontrata?» Rispose: «È per trovar grazia agli occhi del mio Signore». Esaù disse: «Ne ho abbastanza del mio fratello, resti per te quello che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Elohim, e tu mi hai gradito. Accetta il mio dono augurale che ti è stato presentato, perché Elohim mi ha favorito e sono provvisto di tutto». Così egli insistette e quegli accettò. Poi Esaù disse: «Leviamo l'accampamento e mettiamoci in viaggio. Io camminerò davanti a te». Gli rispose: «Il mio signore sa che i fanciulli sono delicati e che ho a mio carico i greggi e gli armamenti che allattano. Se si affaticano anche un giorno solo, tutte le bestie moriranno. Il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò a tutto mio agio, al passo di questo bestiame che mi precede e al passo dei fanciulli, finché arriverò presso il mio signore a Seir». Disse allora Esaù: «Almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho con me». Rispose: «Ma perché? Possa io solo trovare grazia agli occhi del mio signore». Così, in quel giorno stesso, Esaù ritornò sul suo cammino verso Seir. Giacobbe, invece, si trasportò a Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot. Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nel paese di Canaan, quando tornò da Paddan Aram e si accampò di fronte alla città. Poi acquistò dai figli di Camor, padre di Sichem, per 100 pezzi d'argento quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda. Ivi eresse un altare e lo chiamò El Elohim d'Israele. Dina, la figlia che Lia aveva partorita a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del paese. Ma la vide Sichem, figlio di Camor Leveo, principe di quel paese, e la rapì, si unì a lei e le fece violenza. Egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe. Amò la fanciulla e le rivolse parole di conforto. Poi disse a Camor suo padre: «Prendimi in moglie questa ragazza». Intanto Giacobbe aveva saputo che quegli aveva disonorato Dina, sua figlia, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quelli aveva commesso un'infamia in Israele, unendosi alla figlia di Giacobbe. Così non si doveva fare. Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia, dategliela in moglie. Anzi, alleatevi con noi. Voi darete a noi le vostre figlie
e vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Risiedetevi, percorretelo in lungo e in largo e acquistate proprietà in esso. Poi Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: possa io trovare grazia agli occhi vostri. Vi darò quel che mi darete. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono. Vi darò quanto mi chiedete, ma datemi la giovane in moglie. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con astuzia, perché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro: non possiamo fare questo, dare cioè la nostra sorella ad un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Solo a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta, se cioè voi diventerete come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. Allora noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, allora prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò ad eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. D'altra parte, era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica. Abitino pure con noi nel paese e lo percorrano in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo prendere per mogli le loro figlie e potremo dare a loro le nostre. Ma solo ad una condizione questi uomini acconsentiranno ad abitare con noi, a diventare un sol popolo. Se cioè noi circoncidiamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi. Allora, quanti avevano accesso alla porta della sua città, ascoltarono Camor e il figlio Sichem. Tutti i maschi, quanti avevano accesso alla porta della città, si fecero circoncidere. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno una spada, entrarono nella città con sicurezza e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero così i loro greggi e i loro armamenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: voi mi avete messo in difficoltà, rendendomi odioso agli abitanti del paese, ai cananei e ai perizziti, mentre io ho pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa. Risposero: si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?